Nel mondo realmente rovesciato, siamo abituati ad amare solo quello che già conosciamo. E tutto quello che già sappiamo, vogliamo solo sentircelo ripetere, Niente allarmi, niente sorprese. Silenzio. Nel 1932, dopo una travagliata serie di eventi personali, Billie Holiday ebbe la grande occasione di sostituire la cantante Monette Monroe in un club chiamato Covans a New York. Qui venne ascoltata dal vivo da John Hammond, che più tardi commentò: «Il suo modo di cantare cambiò quasi i miei gusti in musica e la mia vita, perché era la prima cantante donna che incontravo che cantasse davvero come un genio dell'improvvisazione». Il 27 novembre 1933, la autorevolissima cantante di jazz afroamericana Ethel Waters stava incidendo una serie di matrici per la OK, una delle etichette più importanti della storia del jazz. John Hammond ebbe la stravagante idea di convocare questa ragazzetta assolutamente sconosciuta di nome Billie Holiday durante la sessione dedicata a Ethel Waters, che era accompagnata dall'orchestra di Benny Goodman. Ma come mai una cantante già affermata decise di rifiutare un'incisione, aprendo la strada ad una giovanissima concorrente? Cercando negli archivi scopriamo che quel giorno furono pubblicate I Just Couldn't Take It Baby e A Hundred Years From Today, entrambe canzoni dense di lirismo sentimentale, lente e melodiche, adeguate alle caratteristiche vocali di Ethel Waters. Ma c'era in effetti un brano del tutto inadatto, che si intitolava Your Mother's Son-in-Law, un numero quasi umoristico della sfortunata commedia Blackbirds, in scena quell'anno a Broadway. Questo brano risultava ritmicamente troppo serrato e acuto per il timbro caldo di Ethel Waters, che rifiutò perché era molto elaborato, scritto in una tonalità alta, creato apposta da Dean Kincaid per il clarinetto di Benny Goodman, che infatti si prende un grandissimo solo iniziale, quasi adombrando la presenza dell'eventuale solista che sarebbe stata proprio lei. Nonostante fosse impaurita dalla presenza della Waters, nonostante fosse circondata da musicisti bianchi, per la prima volta davanti ad un microfono la voce di Billie riesce a colpire nel segno. Il timing è trascinante, un'intonazione perfetta, un embrione di quelle inflessioni caratteristiche che arricchiscono la tessitura melodica e timbrica di qualunque oggetto musicale lei affronti.